In primo luogo teniamo a ringraziare il lavoro fatto dagli attivisti all'interno dei nostri meetup sul territorio che, conservando tutti i documenti legati a queste opere, hanno fatto sì che oggi noi potessimo interrogare la Regione Toscana in merito a un'opera come questa, il Ponte sul Serchio. L'opera del Ponte sul Serchio, ribadiamo che è un'opera importante e necessaria per la viabilità di Lucca, tant'è vero che si sono susseguite tante campagne elettorali da oltre 10 anni e si fanno su questo Ponte sul Serchio. Però rileviamo una criticità dei documenti che abbiamo, risulterebbe che lo studio di fattibilità è lo studio che permette poi la realizzazione dell'opera e fa capire se sia finanziabile o meno. Lo studio di fattibilità prevede che ci siano tre opzioni, l'opzione 0 e minimo due proposte progettuali differenti. Il discorso è questo: l'opera era all'interno dell'accordo quadro Stato-Regioni. Questo accordo quadro, all'interno della legge obiettivo, che è in deroga al contratto degli appalti, permetteva, svincolando da vari paletti che sono nella legge, di accelerare poi le opere, la fattibilità delle opere. Allora, era all'interno di questo processo, quindi un processo ottimo. Che cosa è successo? L'ente provincia estrapola il Ponte sul Serchio perché pare che una fondazione si era resa disponibile in concomitanza con la Regione Toscana di finanziare l'opera. Questo è un altro percorso che si poteva perseguire per realizzare l'opera. Bastava fare un lotto funzionale, cioè l'opera intera è divisa in lotti, tratto est, e c'è anche il lotto del Ponte sul Serchio. Andava estrapolato lotto funzionale e quindi avviare un processo di fattibilità dell'opera. Questo non è mai stato fatto alle carte che abbiamo noi. Però che cosa è successo? Questa fondazione ha deciso di non contribuire in modo sostanziale all'opera, quindi la regione si è presa in carico tutto il carico economico della realizzazione, che sono all'incirca 15 milioni di euro. Questa interrogazione che noi presentiamo vuole andare a interrogare la regione se è cosciente delle carte che ci sono in essere oggi, del procedimento che è stato seguito per la realizzazione dell'opera. Vogliamo sapere a quanto ammonta l'impegno di spesa della regione e se sono state valutate altre opzioni a quella suddetta per la realizzazione del ponte. Infine gli chiediamo se a questo punto, visto che non ci sono tutti gli studi di settore adeguati per realizzarla, se non ritenga necessaria la riattivazione di una nuova e corretta procedura per la realizzazione di un'opera che da oltre 10 anni i cittadini lucchesi attendono, perché non so se avete mai avuto occasione di passare la circonvallazione lucchese. È veramente insostenibile. Ci sono dei passaggi, veramente degli incroci assurdi che creano disagio, inquinamento e difficoltà proprio nello spostarsi. Quanto annunciato dal collega Bianchi, riferito all'Associazione Nazionale Anticorruzione, è imposto proprio dalla stessa che l'opera abbia, prima di essere completamente progettata, compiuto quello che è lo studio di fattibilità. Questo è importante affinché possano essere poi evitate opzioni di corruzione, situazioni dove ci sono appunto anche degli illeciti sulla gestione delle finanze pubbliche.